Tutti bentrovati sul mio canale, o come mi piace dire, bentrovati e benvenuti a casa mia. Oggi faremo insieme un video collaborazione con l'azienda BD Park, perché devo realizzare per loro uno dei soliti progetti in collaborazione. Diciamo che ultimamente sto correndo un po' troppo, perché ero un po' in ritardo, dato che quelli che collaborano come me sanno come funziona, magari lo spiego per chi non lo sa. Quando noi collaboriamo con le aziende, dobbiamo loro in cambio del materiale alcuni progetti di tutorial che realizzeremo per loro con il materiale appunto che ci è stato mandato. In questo caso io ero un po' in ritardo e quindi, diciamo, avete visto già il video poco tempo fa, e questo è l'altro. Oggi faremo insieme un video semplicissimo e velocissimo. E vedete, già indossato, è un orecchino estivissimo, però ancora l'estate qui da noi almeno c'è. Ve lo faccio vedere, si è indossato. Questo è quello che andremo a realizzare oggi. Ah, diciamo, ho usato qualcosa che in questo non c'è. Adesso ve lo faccio vedere. Ve lo volevo fare vedere da proprio come stava indossato, però adesso vi faccio vedere da vicino anche questo. Lo trovo davvero bello, simpatico, facile, anche elegante, perché no? Con materiali di ottima qualità, perché è tutto acciaio. Questa è madreperla. Queste sono le goccine invece in resina che ho preso appunto nella BD Park. Questo è con l'azzurro. Adesso io giro la camera, vi faccio vedere il materiale e poi procederemo al tutorial. Ciao! Allora ragazze, così come promesso ve li faccio vedere anche questi che avevo indosso nei dettagli. È vero, sono molto estivi, però l'estate prima o poi ritornerà sempre, diciamo, ammesso che se ne andrà, perché da noi ancora fa caldissimo. Allora, volendo possiamo anche cambiare questi due pezzi che sono appunto estivi e metterci qualcosa di più invernale. Ora, questi sono con il rosso, guardate, ecco, vi dicevo che questi sono diversi, ho usato una tipologia di anelli diversi. Qua ho messo anche degli anelli di madreperla e questi sono con delle perline da 4 mm rosse tipo corallo, e invece queste tipo pastel turchese con l'azzurro, sempre da 4 mm. Adesso vi spiego nei dettagli cosa faccio, ma prima vi anticipo il materiale. Questi cartoncini fanno parte anche della collaborazione, quindi volevo farveli vedere proprio per questo. E questa bustina che ho preso tempo fa sempre alla BD Park la trovo perfetta. Se volete potete tagliare un pochettino il pezzo di sopra per essere più comodi, ma comunque ci sta perfetto. E queste bustine le trovo davvero graziose, io le ho prese in offerta, adesso non ricordo, ma comunque, dato che ve li sto facendo rivedere, ve li metterò di nuovo giù nel box informazioni. Andremo a utilizzare questo perno bellissimo in acciaio e smalto, preso sempre queste conchigliette in resina. Guardate, mi ho preso un pacco esagerato di 500 pezzi, non in questo ordine collaborazione ma in uno dei precedenti. Siccome sono materiali sempre della stessa azienda, mi sembra giusto, perché quando noi facciamo un video unboxing o un video collaborazione, scusate, non riusciamo ad utilizzare sempre tutto il materiale, quindi man mano i vari video è la possibilità di usare altri materiali, mi sembra doveroso comunque riportarvi sempre ai link dell'azienda. Ok, queste conchigliette, poi queste stelline, queste conchiglie in acciaio furono prese pure alla BD Park tempo fa, quindi queste qua, i perni, le conchiglie. Adesso andiamo al resto. Sono due anelli da circa forse 30 mm o 25, perché mi sembra più grande di quello da 20, quindi sarà un 25. Sono diversi, ma potete utilizzarli anche uguali. Bisogno poi di perline da 6 mm, io ne sto utilizzando 2, 4, 6 per orecchino, con
6 rispettivi anelli più 2 vuoti. Sono anelli da circa 8 mm, ma anche 10 mm, perché questi altri sono da 10, vanno bene. Ovviamente avete bisogno dei chiodini, dovete fare già questo lavoro che ho fatto io. Quindi infilare possibilmente il chiodino, quello con la testina a pallina, nella perlina, e fare un nodino ad orefice. Quindi infilarli poi negli anellini di alluminio apribili, ovviamente. Quindi poi avete bisogno di questa conchiglietta, sempre se volete fare tema mare, quindi sempre lo stesso procedimento, infilare un chiodino e infilarla poi nell'anellino. In questo caso, di questo orecchino che andremo a fare oggi, 4 piccoli anellini di madreperla, saranno sempre 6 mm, se non un po' più grandi, no, questi saranno 8 come diametro interno. Guardate, se non avete gli anelli in madreperla, utilizzate, io ho utilizzato quelli in alluminio, sono più grandi, appunto sono circa da 10 mm, in alcuni ho intercalato con maglia zigrinata, questi qua sono maglia zigrinata, non so se c'è un nome più appropriato, e maglia liscia. Però dico, in tutti i modi, quello che avete a casa, il progettino viene comunque carino. Ok, detto questo, adesso vi faccio vedere come l'ho montato velocemente, accompagnato da musica, come solitamente mi piace fare. Io ho iniziato i miei primi video con musica e foto più di 2 anni fa, credo che siano già passati 2 anni, e poi, crescendo un po' in questo settore, ho iniziato a fare i video non più con le foto, ma musica e foto mi hanno sempre accompagnato. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e vi lascio al tutorial. Come sempre vi dico, coinvolgetevi con me, se vi va iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao. Andarci a mettere questi nostri anelli in madreperla, quindi il lavoro diventa un po' più complicato, perché se mettiamo questi basta semplicemente aprire l'anello e infilarlo. Questo qua no, perché non si apre. Quindi cosa devo fare? Devo andarmi ad aprire i miei anelloni. Ecco, potevo chiuderlo male così, però non mi ricordavo che c'era questa particolarità. Ok ragazze, quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto riaprirli entrambi. Prendo questo anello e lo infilo in entrambi. È solo questa la parte un po' più antipatica, però ne vale la pena, perché l'effetto della madreperla è stupendo, almeno io lo trovo stupendo. Quindi adesso devo andare a fare la stessa cosa all'altro lato. Allora facciamo così. Tanto questo lo lasciamo, dai, poi lo rimettiamo. Tanto abbiamo capito che devono essere, praticamente quello deve stare al centro e divide entrambe le, ok? Guardate. Adesso andiamoci a mettere la nostra stellina da un lato e la conchiglietta dall'altro lato.
siamo qua. Poi la perlina, quindi aspettate che poi dopo che abbiamo messo l'altro anello in madreperla possiamo tranquillamente richiudere. Allora uno, ecco c'è l'altro e siamo qua. Adesso abbiamo quindi riguardo, perché io me lo scordo, il mio stesso procedimento, un altro anellino vuoto, uno di qua e uno di qua, antipatico. Scusate i rumori, ma come sempre vi ripeto, sono in piena estate, quindi ho tutto aperto. Quindi è di nuovo il nostro anellino in madreperla, uno di qua e uno di qua. Adesso andiamo a chiudere, così ci agevoliamo il lavoro. Ok ragazzi, chiudiamo il primo. Il secondo lo chiudiamo sempre come ad un incrocio. Ecco, adesso praticamente è infilato uno dentro l'altro. Se poi riuscite a farla cadere giù, la parte è ancora meglio. Ok, siccome mi sembra, no, mi sembra, abbiamo finito di aprirli, questa portiamocela sotto così non si vede. Ecco, siamo praticamente non alla fine. Ecco, dovevo mettere prima questi, vabbè non ci fa niente, siccome me li posso aprire semplicemente me li metto prima degli anelli in madreperla, perché io ho deciso che gli anelli vanno alla fine, quindi sono così. Allora metto questo perché concludo praticamente con gli anellini, metto questo. Ok, siamo a questo punto e adesso andiamo a controllare che il nostro anello sia nella posizione giusta. Come possiamo sbagliare? Perché la stellina e la conchiglietta, ecco, ci danno il segnale se siamo al contrario o meno. Ecco qua, il nostro orecchino è finito praticamente. Oh, ok. Comunque, che ne dite? Lo faccio vedere in primo piano. Quali vi piacciono di più? Aspettate che manco li vedete, ecco. Quali sono più belli secondo voi? Anche se sono uguali, cambia un po' gli anelli e tutto quanto, però io li trovo veramente deliziosi. Ho fatto un set col bracciale, devo dire che sono piaciuti molto molto molto. Ok, il mio video finisce qua, io vi saluto, vi abbraccio e al prossimo video, ciao.